Buongiorno a tutti e benvenuti a Cucina con Luca. Oggi facciamo una pasta con le cozze. Gli ingredienti sono i cavatelli freschi, pomodorini freschi, tagliati, ho già tagliato a metà, cozze fresche, aglio fresco, prezzemolo fresco, praticamente sono tutti ingredienti freschi. Sono 1, 2, 3, 4 diciamo, ma tutti freschi. Un sapore pazzesco alla fine. Cominciamo, padella calda, e andiamo in ordine così sporcheremo solo questa padella e la pentola dove cuoceremo la pasta e basta. Ecco perché andiamo così in ordine. Allora andiamo giù con un po' di olio, circa 2 cucchiai. Nella descrizione vi lascio come al solito le dosi per 4 persone. Alziamo un po'. Adesso questi pomodorini, come ho già fatto in qualche video precedente, ne facciamo una salsa, quindi non li lasciamo così. Andiamo giù con i pomodorini, belli maturi. Sceglieteli voi, pachino, ciliegino, e io ho questi nell'orto, ce l'ho un po' misti, quindi uso questi. Patatina, un po' di sale subito e poi lo aggiustiamo alla fine, anche perché poi andremo a usare l'acqua delle cozze, quindi stiamo sempre un po' indietro. Altri ingredienti: sale fino, sale grosso per la cottura della pasta, e l'olio extravergine e il peperoncino, che ne metteremo un po' più avanti. Questa è la prima fase, chiudiamo e facciamo rosolare, appassire per circa un quarto d'ora. Quando sono morbidi li mettiamo colino e un recipiente qualsiasi e con la forchetta li andiamo a passare fino a ottenere una bella salsa liscia e fresca. Dopo nella stessa padella andremo a cuocere le cozze. Ecco, 10-15 minuti i pomodori sono morbidi, li ho già messi qua dentro, poi schiacciando in questa maniera ci esce fuori un liquido meraviglioso. Però lo rimandiamo un secondo, ci occupiamo delle cozze adesso. Ho aggiunto anche 2 spicchi d'aglio, però non subito nel soffritto, come avete visto, li ho aggiunti io dopo circa 5 minuti, giusto per profumare un po'. Altri 2 spicchi d'aglio, piccolini interi, quindi non serve togliere anima, vanno benissimo così perché poi vanno eliminati. Olio, quindi stessa padella dei pomodorini, olio, 2 spicchi d'aglio. I gambi del prezzemolo, e peperoncino uno sbriciolato, quindi lo mettiamo nelle cozze. Aspettiamo un attimo, vedete, è la stessa padella, è rimasta macchiata di rosso dove abbiamo cotto i pomodorini. Allora, le cozze non serve lustrarle per questa ricetta qua, basta togliere il bisso, qua ne ho lasciata una per farvi vedere, il bisso questo qui, lo si toglie, eccolo qui, e sono pronte. Dopo basta solamente metterle nel lavandino, in una boule grande, e strofinarle tra di loro, e sciacquarle molto bene, cioè non serve lustrarle, perché tanto non è un'impepata di cozze o delle cozze gratinate, queste le andremo a sgusciare. Allora, olio bollente dentro, sentite il rumore questo, adesso una saltata veloce, così si amalgamano i sapori, coperchio. Allora, dopo aver sgusciato tutte le cozze con un po' di pazienza, abbiamo questo risultato qua, e abbiamo di nuovo davanti gli ingredienti. Io ne ho tenuta qualcuna, la più bella, così da mettere sul piatto alla fine. Questa invece è la nostra salsa di pomodoro, guardate che bel colore. È un po' densa, però adesso ci aiutiamo con l'acqua delle cozze. Ecco, quello che vi dicevo prima. Prendiamo un recipiente, un colino, questo è il mio fazzoletto nuovo, stile antico, che però ogni volta che faccio questi lavori me lo lavo il giorno prima, lo faccio bollire e poi lo stiro. Perché, guardate bene, lo mettiamo così, e il liquido delle cozze, che è meraviglioso, questo è tutto il loro sapore, lo andiamo a versare qua dentro. Poi chiaramente si sporca tutto
tovagliolo, ma ne vale la pena. Ecco qua. E adesso con il cucchiaio facciamo scendere tutto, perché questo è tutto il sapore che ci serve. L'ultima cottura, eccola qua. Mettiamo il pomodoro che è fresco, le cozze, un po' di liquido delle cozze, non esagerate, poi se ce lo chiede lo mettiamo. Comunque 10 minuti deve andare. Allora, ho lessato i cavatelli in acqua e ho aggiunto un po' di sale grosso. Ho appena assaggiato la salsa, abbiamo messo, vi ricordo, solo un pizzichino di sale all'inizio, quando i pomodorini a metà li abbiamo fatti rosolare e stufare per poi fare la salsa. Quando abbiamo messo questo liquido qui, abbiamo fatto cuocere il liquido delle cozze, abbiamo fatto cuocere ancora 10 minuti, sono andato a assaggiare e guardate, non ne ho aggiunto più, cioè era proprio l'acqua delle cozze ha aggiustato tutta la salsa, quindi siamo perfetti. Adesso ho acceso sotto il nostro sughetto, fiamma forte, e andiamo a metterci la pasta, quindi cavatelli lessati. Questi sono freschi, quindi 6-7 minuti di cottura. Adesso faremo un paio di minuti, ma neanche, si deve solo amalgamare qua nella sua salsa. E niente, saltiamo piano piano. Mamma mia che profumo! E deve rimanere lenta, così lenta. E andiamo a metterlo nel piatto, cioè. Ma è una bontà, ve lo posso garantire. La lasciamo lenta perché la mangiamo direttamente col cucchiaio. A questo punto un po' di prezzemolino tritato fine, scusate. Poi le cozze di prima che ci siamo tenuti le ho lasciate nel loro liquido, vedete, alla fine non ho usato neanche tutto il liquido delle cozze, non serviva. Andiamo a mettere così, facciamo tipo, ecco, magari 4, e se lo gradite, come io in questo caso, un giro di pepe e ancora un filo d'olio per lucidare. Eccoli qua, ragazzi, ciao.